23 agosto 1945, nasce a Torino Rita Pavone. Dotata di limpida voce da soprano, dal timbro inconfondibile, da subito soprannominata Pel di Carota per la sua fiammeggiante capigliatura, è una delle pochissime cantanti pop italiane a essere entrate in classifica nel Regno Unito. Nella sua carriera ha venduto circa 50 milioni di dischi. Una carriera precoce e anomala. Nel 1964 interpreta lo sceneggiato televisivo Il giornalino di Gian Burrasca, diretto da Lina Wertmüller, con musiche di Nino Rota. Il brano Viva la pappa col pomodoro, sigla del programma, è un successo inciso in molte lingue. La sua popolarità è tale da meritare l'attenzione di Umberto Eco, che nel saggio Apocalittici e integrati la definisce una ragazza che cammina verso il pubblico con l'aria di domandare un gelato, mentre gridando canta parole di passione. Dopo molti successi e una delusione per la bocciatura al Festival di Sanremo nel 1989, esce un album di inediti, Gemma e le altre, che la vede anche nel ruolo di arrangiatrice, oltre che d'autrice dei testi, tutti su tematiche declinate al femminile. Nel 1992, ad Atlantic City, negli Stati Uniti, partecipa a un concerto di beneficenza al fianco di Frank Sinatra, Cher e Whitney Houston. Nel settembre 2013 torna in sala di registrazione dopo 24 anni con il doppio album Masters, anticipato dal singolo I Want You With Me, cover del repertorio di Elvis Presley. L'anno successivo il tour Rita is Back, 6 concerti teatrali in cui si esibisce ancora dal vivo. L'11 febbraio 2017 la città di Sanremo le conferisce il premio alla carriera ricevendo una standing ovation e lei ricambia cantando sul palco il celeberrimo pezzo dei suoi 18 anni, Cuore.